Doveva essere il giorno del grande rientro, quello dalla porta principale del Consiglio Comunale di Lecce della senatrice Poli Bortone, dopo la sentenza del TAR che permette al leader di Osud e ai suoi di rientrare in Consiglio dopo la cacciata politica da parte del primo cittadino Paolo Perrone. E invece il Consiglio Comunale ancora una volta è andato avanti senza il suo vice sindaco e gli assessori Severo Martini e Luciano Battista, che si sono presentati invece nella giunta attualmente in corso. Si discute un solo punto all'ordine del giorno, la costituzione presso il Consiglio di Stato da parte del Comune per impugnare la sentenza del TAR che ha reintegrato i Poliani. Una discussione paradossale, se vogliamo, visto che la delibera dovranno votare anche tre esponenti di Osud. Intanto in Consiglio questa mattina si è discusso solo il primo punto all'ordine del giorno, atto di indirizzo per la modifica del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratto di lavoro autonomo. Noi crediamo che trasparenza voglia che invece si faccia una graduatoria, si attribuisca un punteggio e valga il merito. Diversamente noi abbiamo fiducia magari nei dirigenti che potrebbero fare le cose giuste, ma chi garantisce che saranno fatte effettivamente? Chi garantisce sulla trasparenza il giovane? Qui parliamo degli incarichi professionali, i cosiddetti COCOCO o meglio COCOPRO. Quindi diciamo che noi oggi abbiamo un regolamento che ha fatto questa amministrazione, perché sino al maggio 2008 il regolamento di amministrazione non ce l'aveva, che già testimonia l'impegno di andare su una strada di trasparenza e sulla puntualità che questa amministrazione vuole avere nel rispettare un certo tipo di impegni. Oggi ci viene chiesto di inserire il concetto di graduatoria, che è tipico delle procedure concorsuali e non di questo genere di cose, però con molta serenità noi abbiamo detto: se il Consiglio, che poi alla fine può essere sovrano nel darci un indirizzo, elabora una volta che vede il regolamento, perché qui non si può parlare di un aspetto senza guardare il tutto, elabora una strategia, ci vuole dare un indirizzo, non c'è nessun problema. Vista la delicatezza dell'argomento, se ne tornerà a discutere, così come votato dall'Assise in commissione.